Buonasera, buonasera a tutti. Eccomi di nuovo con voi ed eccomi sempre più emozionato. Questa sera, oltre a divertirmi molto a descrivere le carte che ci sono, che sono fantastiche nel lungo termine, medio lungo termine, consentitemi di togliermi anche una soddisfazione perché, mi sono sentito dire: ma tu che vai vedendo, qui arriva il caldo e basta, stai sognando, ma nei modelli, non solo, poi tutti, tantissimi siti hanno letteralmente speculato, e consentitemi questo sfogo, sul caldo. C'era una rimonta anticiclonica, peraltro di dimensioni non rilevanti, comunque una bella rimonta che avremo adesso. C'è stato un martellamento mediatico su un caldo anomalo eccezionale. È mostruosa addirittura. Ok, chiudo questa parte. Non sarà così. Adesso si starà bene. È mite, fa caldo. Al sud si superano anche i 25 gradi. Ma perché con correnti atlantiche, dove c'è il Garbino, con correnti occidentali forti, con un anticiclone che rimonta, queste cose sono assolutamente possibili. Non è così al nord. Cioè, si sta bene, ma non è particolarmente caldo, per non parlare poi delle Alpi, che le Alpi occidentali in particolare stanno avendo metrate di neve lungo lo spartiacque, ovviamente favorite quelle dal lato francese, ma ci sono spesso frequenti sconfinamenti. Comunque, ora che cosa sta succedendo? Ed è giunto il momento di spostarmi. Prima mi sposto di qua, poi di là, vedo dove è meglio. Guardate, irruzione artica, guardate che roba è. Ne parliamo sempre, mi piace. Ovviamente colorare le carte, ma mi sposto di qua che si vede ancora meglio. Sì, perfetto. Allora, guardate che cosa succede. Questa sono almeno un paio di giorni che il modello americano e fin dove arriva la previsione, anche il modello europeo, anche stasera vede qualcosa, evidenziano come a partire dal prossimo weekend, quindi da sabato, domenica, insomma, già nel breve. Ci sarà una prima fondo perturbato molto rapido, ma da nord, quindi già freddo, già più freddo. Poi che cosa succede? Vedete, eccolo qua, scritto. Questo non è un annuncio, ma è il blocco anticiclonico. L'anticiclone delle Azzorre ha questa tendenza a gonfiarsi enormemente, a salire verso l'Islanda e verso la Groenlandia. Questo noi dobbiamo guardare. Poi che un'emissione cambi, cioè sia un po' diversa, questa non vede da noi la neve nel giardino di casa mia. Non è questo. Nel medio-lungo termine noi dobbiamo vedere le tendenze. Le tendenze ci dicono che la cosiddetta formazione di un Atlantic Ridge, cioè di un'elevazione dell'alta pressione verso l'Islanda, con una solida radice, peraltro, in alcuni, non in tutte le missioni, ma comunque una solida radice con un'eventuale evoluzione in blocco, è, diciamo, vista da tutte le missioni del modello americano che va più in là e fin dove si arriva, ripeto, anche da quello europeo. Che cosa accade quindi? Se l'anticiclone delle Azzorre sale verso l'Islanda, guardate qua come va, è ovvio che a fianco c'è una discesa fredda, la vedete? E quella che si va palesando ora, questa è l'ultima missione, è uscita adesso proprio, nel modello americano questa è enorme, guardate le anomalie, cioè occupano quasi tutta l'Europa, con valori fino a meno 8, meno 10 sotto la media. E la neve che vi ho scritto lì è riportata, come vi farò vedere, dal modello americano. Quindi, come si procede? Fase calda, correnti occidentali vengono da ovest verso est. Quando sono così, precipitazioni confinate oltre Alpe, qui flusso mite, molto mite, ed è quello che avremo. Fino al weekend avremo questo, sarà sopra media, un'evidente sopra media al centro-sud soprattutto, ma un po' dappertutto, diciamo. Poi iniziano le ondulazioni, inizia ad arrivare una prima perturbazione, poi un'altra e poi un'altra ancora. Questo qui che vedete voi dovrebbe essere il terzo impulso nei prossimi 10 giorni, più o meno. E il terzo sembra essere colossale, cioè, non è eccezionale, nel senso questo tipo di irruzioni artiche a fine novembre sono anche abbastanza ben contemplate, io ne ho sperimentata più di qualcuna, ma non sono frequentissime, specialmente se come annunciato dai modelli, e possono portare neve a bassa quota anche in Appennino, non solo nelle Alpi. E vi faccio vedere adesso le carte. Quindi l'avete vista bene? Ora guardiamola nelle carte.
Guardiamo cosa sta succedendo. Ecco qua, questo è il flusso. Guardate che flusso atlantico occidentale da manuale corre sopra la barriera alpina, oltre il 45° parallelo, per intenderci. Qui aria mite, qui il flusso atlantico, qui aria più fredda. Questa è la classica circolazione zonale. Zonale significa zone che cambiano salendo dal sud verso nord, quindi caldo, confine perturbato. Freddo. Fra una settimana accadrà esattamente l'opposto, nel senso non che il freddo viene solo qui, ma che il cambio tra caldo e freddo sarà molto più pronunciato da ovest verso est, nel senso qui sale il caldo, qui scende il freddo, e quindi un'ondulazione meridiana, e ve la faccio vedere anche qui. Vedete adesso, guardate, non ci sono precipitazioni ad eccezione delle Alpi occidentali, alla Val d'Aosta, vedete qui. L'altro giorno ha nevicato ad Aosta in questo modo, ora fa più caldo, eh? Le temperature si sono alzate, quindi non. Ma per esempio località come Cervinia, in questi casi, ricevono anche, cioè precipitazioni anche piuttosto abbondanti. Ma andiamo quindi a vedere la previsione. Guardate, eccolo qua, vedete questo gobbo, questa alta pressione che ci interesserà nei prossimi giorni, ma ecco qua, già non fa in tempo ad affermarsi che già un primo impulso ci porterà, e questo è sabato, anzi venerdì notte, aria molto più fresca lungo l'Adriatico con venti molto forti, scusate, venti molto forti di grecale, e già questo ci darà un primo assaggio. Poi sembra rimontare l'alta pressione, ma ecco un secondo impulso, guardatelo come si gonfia, ed è questo l'aspetto importante. L'alta pressione sale più a ovest, tipicamente atlantica, abbandona il contributo africano e scende, eccolo qua, e scende. Un secondo impulso che va molto più deciso, ecco, con un minimo che scende. Questo tipo di affondo lo vede anche il modello europeo, questo è l'americano, perché arriva, grosso modo, non arriva molto più là il modello europeo, no? E arriva fino a qua, e sono molto simili. Poi che cosa succede? Guardate, ecco qua, guardate il lobo, questo è il lobo siberiano, se vogliamo, non che arrivi dalla Siberia, ma che staziona nel settore siberiano dell'emisfero. Guardate che cosa accade. L'alta pressione si gonfia, poi lascia scendere. Guardate dove va. L'alta pressione arriva sull'Islanda, la Groenlandia, e scende. Questo è un vero e proprio split. Guardate, tutto un nucleo che scende fino alle nostre regioni. Guardate i geopotenziali minimi che ci sono. E poi permane lì. È il blocco da manuale. Guardate che blocco, una vera e propria erezione. Scusate, ma è proprio, si chiama anche così, realmente, dell'anticiclone delle Azzorre, che poi lascia affondare e divide, perciò poi è un'evoluzione in blocco, perché divide, impedisce al flusso atlantico di avanzare e fa arrivare quest'altro nucleo molto intenso. Eccolo qui, guardatelo, nelle nostre regioni, e permane, poi non se ne va, perché poi si crea una situazione con la classica evoluzione, vedete, in blocco della, allora, potrebbe, allora faccio vedere anche del modello americano, velocemente, guardate. Vedete il flusso atlantico, il verde, guardate la prima bordata, lieve, passeggera, poi la seconda, molto simile al modello inglese, scusate, europeo, e poi eccola, guardate, guardate che roba. L'erezione dell'anticiclone delle Azzorre verso l'Islanda e la conseguente discesa della saccatura artica, eccola qui. E poi guardate, vi faccio vedere una curiosità. Questa è la neve prevista da questa emissione del modello americano. Scusate. Guardate, guardate come va avanti, va avanti, va avanti. Inizia l'Appennino e poi finale di emissione. Eccolo qua. Ci riempie di neve in Appennino. Guardate quanta ne prevede. La dorsale Appennina, poi per non parlare dei Balcani, tutte le Alpi. Quindi la naturale evoluzione del discorso che vi stavo facendo ha un fisiologico compattamento del vortice polare che si ha in questo periodo, proprio nell'estate di San Martino, quando le prime perturbazioni, prime fonti perturbate hanno creato già i primi scambi di calore. Ecco che il vortice polare si ricompatta, ma generalmente poi segue una fase ancora più perturbata. E quest'anno potrebbe andare da manuale. Vi faccio vedere una cosa, e guardate questo, perché questo è un mio punto d'onore, se vogliamo, perché tutti quanti mi hanno scritto: ma vedi la NAO, AO puntano verso il positivo. Innanzitutto sono indici
descrittivi e non predittivi cambiano con i modelli. Guardate che è successo. Ecco la fase blu. Questa è la chiusura del vortice polare. Qui ha anche gli indici a livello del mare, quindi North Atlantic Oscillation e Arctic Oscillation andavano verso il positivo, ma c'è una reazione poderosa a tutte le quote. Guardate, il rosso significa che c'è un disordine del vortice polare che è massimo nell'alta troposfera. Qui c'è un indice meno 3 che significa che va molto in disordine, si indebolisce molto il vortice polare, ma si indebolisce a tutte le quote. Quasi, è quasi una reazione che parte dalla troposfera e va verso l'alto questa volta. Quindi cambia tutto, altro che cooling, che raffreddamento, che fine dell'inverno. Potrebbe essere un grande inizio. Guardate, giorno dopo giorno i modelli evidenziano come questa fase sia sempre più potente. E consentitemi, avevo detto già che nei precedenti video non si evinceva un superamento della soglia NAM, la famigerata soglia NAM che poteva chiuderci l'inverno, e infatti non c'è stato, e c'è una reazione poderosa a tutte le quote, soprattutto in troposfera, con un vortice polare che ci potrebbe regalare questa irruzione. Quindi seguite sempre Meteoscienza, iscrivetevi al canale se volete i bonus, grazie, questa volta me lo merito, e abbonatevi a Instagram e tra poco anche a YouTube, dai. C'è veramente da divertirsi nei prossimi giorni. Seguite davvero che io veramente sto impazzendo a vedere queste carte. Speriamo bene. Ciao, ciao, ciao.